portargliela così, come penso, doppiamente felice. È stata una bella vittoria, siamo tutti contenti della vittoria. Mi fa piacere segnare oggi perché per me era importante pure segnare. È sempre bello segnare, sono contento. A proposito di gol, ecco, possiamo dire che hai fatto un gol da centravanti, che improvvisamente è stata una tua zampata? No, è stato un gol anche studiato durante la settimana, perché il mister vuole che gli esterni attaccano sempre la porta. E io ho fatto solo quello che mi hanno chiesto e sono stato anche fortunato di aver trovato la palla lì e fare gol. C'è qualche dedica per questo gol? La dedico alla mia famiglia che mi sta sempre vicino, sia nei momenti belli che insomma nei momenti di difficoltà. Sono contento. Il fatto che tu hai cambiato la partita, è dipeso anche proprio dalle contromosse che l'allenatore Lagas ha adottato. A un certo punto ti ha raddoppiato la marcatura, poi ha cambiato anche il giocatore perché ti ha messo Salandria praticamente, spostando quindi evidentemente l'uomo più fresco, più pericoloso. Magari l'avrà studiato anche la partita, magari avrà pensato pure che giocavo dall'inizio. Niente, durante le partite capitano anche queste cose che il mister da un momento all'altro cambia insomma la tattica in base ai uomini in cui va a incontrarsi. Niente, l'importante per me è aver fatto ciò che mi ha chiesto il mister e sono contento insomma di essere entrato bene e di aver fatto il gol. Quanto è importante questa vittoria del mister in Matera? Molto, molto importante, perché per il morale è molto importante per poter affrontare una partita importante che è quello che dobbiamo fare a Matera. È importante. Posso? Il giorno che hai abbracciato è stato Nisi dopo il gol, quindi il rapporto tra voi esterni non è concorrenziale, è più amici. Sì, è un rapporto molto, molto amichevole che abbiamo io e Nisi. È un bravo ragazzo e insomma mi fa piacere di averlo conosciuto e sono contento che quando ho fatto il gol è stato il primo a avvicinarsi. Mi fa piacere. Grazie.